Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Lardaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Abbiamo 12 consiglieri presenti, e tra i consiglieri assenti giustificati è il consigliere Cugliotto, che ci ha comunicato che non può essere presente, quindi la seduta la possiamo aprire. Nomino quali scrutatori della seduta i consiglieri Carrus, Caccamo, Carloni. I suddetti consiglieri sono precati di non allontanarsi, sono previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. 12. Con la Presidente 13. Ma la Presidente non fa numero legale. Se la Presidente è presente, bisogna essere 13. Quando non c'è la Presidente, 12. La Presidente purtroppo è stata operata, quindi... Ecco il tredicesimo. Che è questo? Questo però va a... Ci dicono neanche che c'è stata la riunione con il sostituto del prefetto, non sappiamo nulla. Noi siamo qui a perdere tempo. La risoluzione dei residenti. Allora, sono state presentate una mozione articolo 58 sulla delocalizzazione degli autodemolitori che, diciamo, visto che il 30 giugno 2015 termina il periodo di concessione dei terreni assegnati agli autodemolitori, e oggi è il 23 giugno, io credo che questa mozione, ai sensi dell'articolo 58, possa essere accolta e discussa come ultimo punto dell'ordine del giorno di oggi. Delocalizzazione autodemolitori, scade il 30 giugno. Allora, Presidente. Mo glielo dico al Presidente che sta ridendo. Secondo la soluzione. Allora, procediamo intanto con il primo punto all'ordine del giorno, che è interrogazione secondo l'articolo 102, presentata dal consigliere Matronola. Allora, intanto è acceso. Vediamo se c'è l'ello che ha acceso i... È acceso, siamo qua.
Si è acceso il registratore, va a vedere se pensate sì. Stava qua. Interruzione, un attimo. Allora, consigliere Matrogola. Interrogazione? Presente un'interrogazione? Domanda secca, risposta secca. Prego. Risposta secca. Tutto secco oggi diamo. Buongiorno a tutti, buongiorno presidente, oggi facente funzioni. Facente funzioni, giusto, ho detto bene. Allora, presidente, e credo che non sia stato, non era il caso di presentare questa interrogazione sul mancato sfalcio dell'erba, perché credo che sia alla vista di tutti quello che succede nei nostri parchi, nelle nostre strade. C'è un forte ritardo nello sfalcio e questo sta creando, più passa il tempo, più crea, credo, pericolo, oltre che degrado, ma pericolo, perché comincia a seccarsi e cominciano, c'è rischio incendi, addirittura vicino ai parcheggi, senza pensare al parco. Io parlo del parco degli acquedotti, che dopo la mia interrogazione, giustamente, io ho sempre detto, dovrò continuare a fare interrogazioni, perché come faccio un'interrogazione, dopo due giorni si muovono tutti i soldati e cominciano a tagliare l'erba, cominciano a cambiare lampadine, cominciano a chiudere le buche. Quindi facendo questa interrogazione hanno iniziato lo sfalcio dell'erba da via del Quadraro a venire giù. Siamo arrivati, signor Presidente, davanti al parco giochi, dove già non esistono più i giochi perché è stato chiuso. Quello che è vive, sta vivendo un'altra, un'ulteriore situazione di degrado, perché l'erba è alta un metro, i bambini non solo non possono più entrare all'interno del parco giochi, ma non possono più neanche frequentare l'area circostante. Allora le chiedo, domanda secca, come mai siamo arrivati alla fine di giugno e sono in ritardo i lavori dell'asfalcio dell'erba? Perché? Perché qualcosa non è andato. Non è andato perché so, per sentito dire, sai, le voci di corridoio, che l'unico trattore che abbiamo, ce ne abbiamo due, uno si è rotta la lama e non ci sono i soldi per ripararla, e un altro è stato usato nell'ex nono municipio. Non abbiamo più le cooperative, così si dice, però non è un problema nostro. Noi dobbiamo salvaguardare la tutela dei cittadini, la sicurezza dei cittadini. Quindi la domanda è secca, perché a tutt'oggi c'è un notevole ritardo nello sfalcio dell'erba? Punto. Grazie. Grazie. Prego, Assessore. Grazie, signor Presidente del Consiglio, consiglieri. Allora, l'interrogazione fatta dal Presidente del gruppo di Forza Italia Matronola coglie una delle difficoltà che questa amministrazione in questa fase ha, ed è quella di corrispondere a quello che è l'attività manutentiva rispetto al verde, che soffre di ritardi, come diceva anche correttamente il consigliere, per diverse motivazioni. Uno, l'inadeguatezza storica che c'è dell'ufficio giardini rispetto al personale, le strutture meccaniche. Tutti sanno, io conosco la situazione del settimo municipio, dove dobbiamo sapere tutti quanti che nel settimo municipio l'80% dei lavori sono fatti da appalti, non sono fatti da personale dell'amministrazione comunale. Le difficoltà che derivano e il ritardo, che non né personalmente né come presidenza né come giunta abbiamo mai nascosto, stanno nelle vicende più generali che questa città sta affrontando. Sapete tutti che con l'esplodere delle questioni riguardanti Mafia Capitale, parte degli appalti erano legati al verde. L'assessore, il sindaco, la giunta hanno ritenuto in questo campo, dove alcune iter erano meno trasparenti, di bloccare tutti gli affidamenti, per cui le difficoltà derivano da questa scelta. Si è parimenti scelto di andare a gare europee aperte,
tutti sappiamo che le gare europee abbisognano di mesi di iter, si pensa che per settembre queste gare europee siano espletate e di rientrare nella normalità della gestione manutentiva della città rispetto al verde. Certo, questa non può essere, io lo capisco benissimo, per i consiglieri, per i cittadini, una risposta sufficiente, però questa è la realtà che la nostra città sta affrontando. Per quanto riguarda lo specifico dell'interrogazione, apprezzo lo spirito con cui il consigliere ha affrontato questo tema del parco degli acquedotti. Tutti quanti sappiamo che il parco costa di circa di un'estensione di 33 ettari, fatto precedentemente appunto con gli appalti, attualmente viene fatto con le strutture, i mezzi e gli uomini dell'ufficio giardini, che precedentemente coprivano il 20% del verde municipale, ed è per questo che si sconta questo ritardo. Tenete conto che lo sfalcio dell'erba, così come programmato, mi perdoni, non che le sue interrogazioni non siano di stimolo, non colgano dei punti di criticità, ci mancherebbe, però era programmato e dal 15 giugno si è iniziato lo sfalcio dell'erba, compatibilmente con le risorse umane e tecnologiche a disposizione, iniziando dagli ambiti che sono vicini alle abilitazioni e alle scuole. Speriamo di tornare presto alla normalità, ma per tutta la città, e sicuramente confido che con settembre, ottobre, questo sia la normalità della nostra città. Grazie. Consigliere Matona, due minuti per dire se è soddisfatto o meno. Presidente, io mi auguro che la mafia capitale non diventi un alibi, perché tutto quello che sta succedendo viene attribuito a mafia capitale. Però purtroppo qui dentro sono stati potati più di 100 alberi e non so se c'entra mafia capitale, ma riguarda il verde. È stato tranquillamente appaltato, i 100 alberi stanno continuando a potarli, pertanto non credo che sia un problema di mafia capitale, ma sia più un problema di gestione amministrativa. E le dico pure perché, signor Presidente, le procedure europee prevedono anche la procedura d'urgenza, in questo caso è procedura d'urgenza perché c'è rischio incendi e quindi c'è rischio visibilità, addirittura le rotonde sono oscurate dall'erba e pertanto c'è un pericolo urgente, pertanto usando la procedura d'urgenza credo che in 30 giorni si possano tranquillamente fare le gare. Se poi lei mi dice che mafia capitale ha bloccato tutto quanto, vengo con lei, condivido con lei, perché io sono stato uno di quelli che nella precedente consigliatura ha attaccato fortemente la gestione, anche se vengo dalla stessa area, diciamo da quelli che stavano nelle fogne, che devono tornare nelle fogne. Io purtroppo nelle fogne non ci sono mai stato, sono stato sempre fuori e ho sempre attaccato quelli che hanno gestito il potere diversamente. Glielo posso dimostrare anche sulla potatura degli alberi, dove io mi incavolavo sempre perché dicevo perché potano 10 alberi e non ne potano, potano gli altri 5, poi ho capito qual era il sistema. Però le posso dire, per me l'errore gestionale, l'errore è partito male, perché lei mi dice il 15 giugno sono partiti i lavori, ma il sottoscritto sta sollecitando lo sfalcio dell'erba da molto tempo prima, e l'unica risposta che mi veniva data, signor Presidente, era il trattore, un unico trattore che abbiamo, perché l'altro è rotto, 100-200 euro per ripararlo, credo che ci servono, ma non ce le abbiamo, quel trattore è stato utilizzato nell'ex nono, ben venga che venga utilizzato nell'ex nono, per carità, però ci sono delle procedure, purtroppo c'erano delle cose d'urgenza che bisognava farle assolutamente, e non era certo Villa Lazzaroni, ma credo che sarebbe stato più logico mettere in sicurezza alcune aree particolari del nostro municipio. Grazie. Grazie. Allora, passiamo adesso al secondo punto, superamento residence. Faccio presente che su questa proposta di risoluzione è stato presentato dal consigliere
Tutino un ordine del giorno. Chiedo scusa. Ah, sì, sì, quello sì, solo Tutino. Esatto. No, pensavo il 58. È stato presentato un ordine del giorno che però, leggendo anche insieme, diciamo, al tavolo della Presidenza, credo che abbia poco a che fare con l'oggetto della risoluzione, perché l'oggetto della risoluzione parla di emergenza abitativa, qui si parla di superamento e sistemazione, poi di superamento dei campi rom. L'ordine del giorno è un ordine che, diciamo, dà indirizzi attuativi all'atto. Questo ordine del giorno parla di un argomento che, diciamo, che non ha niente, che ha poco, che ha niente, secondo noi non ha niente a che vedere con l'oggetto della risoluzione. Scusi, non c'è, sto parlando. E quindi credo di non accoglierlo questo ordine del giorno. Posso argomentare su quanto questo? Quanto possiamo? Perché... no, un minuto? Sì. E in realtà ha strettamente a che fare il superamento dei campi con l'emergenza abitativa, perché la sentenza di cui si parla del 30 maggio scorso riconosce che trattasi di emergenza abitativa quella dei Rom e che è illegale il sistema di chiuderli come ora avviene in questi campi di concentramento illegali per la legge europea e per la legge italiana. D'accordo. Quindi lei mi ha detto un minuto, Presidente. Prego. Me l'ha detto lei, mica l'ho detto io. Prego. Quindi si tratta di riportare nell'ambito della emergenza abitativa una cosa che illegalmente ne è stata tratta fuori, quindi sono strettamente correlate. Quindi io chiedo a lei, all'ufficio consiglio, di ragionare strettamente su questa cosa, se è necessario anche con un momento di sospensione, perché sarebbe estremamente grave ribadire in questa sede che quella dei Rom non è emergenza abitativa. Significa continuare a dire e ciò che quella sentenza ha detto essere illegale, che tutte le leggi europee hanno detto essere illegale. D'accordo, grazie consigliere Tutino, però ripeto, rileggendo l'atto in discussione e rileggendo, diciamo, l'ordine del giorno, noi riteniamo che sono due argomenti diversi, quindi la discussione si chiude qui, l'ordine del giorno non è accolto, grazie. Presidente, è possibile su questo riunire la Capigruppo? Scusate, no, non è possibile. Ma, Presidente, io credo che lei debba confrontarsi anche su questo. Allora, lei mi ha fatto una richiesta. Perché? Consigliere Tutino, non è messo in discussione. Allora, io ho risposto. Presidente, qui c'è un livello di arbitrarietà terribile. Va bene, mi assumo la responsabilità, consigliere Tutino. Allora, passiamo. Si assume la responsabilità. Allora, Presidente della Commissione, presenta l'atto per cortesia. Allora, prego. Grazie, Presidente. Assessore, colleghi consiglieri, quello che ci accingiamo a discutere questa mattina è una risoluzione di iniziativa della Commissione, che mi sento di ringraziare in questo momento per il lavoro che ha svolto, portando, diciamo, ad un atto condiviso in tutte le sue parti. L'oggetto è il superamento del sistema cosiddetto dei residence. La Commissione è partita da un'analisi, diciamo, ferma in alcuni punti, soprattutto perché segnata da alcune tappe importanti. Ci sono delibere del Consiglio Comunale che hanno segnato diciamo, la storia dell'emergenza abitativa, dal lontano 2005 fino ad arrivare ai giorni nostri. Si parte per questo dalla deliberazione numero 110 del 2005, quando il Consiglio Comunale di allora ha definito delle linee programmatiche per le politiche abitative e l'emergenza abitativa, prevedendo l'istituzione dei centri di assistenza alloggiativa temporanea. Fu un momento di discussione interessante quello, fu un momento in cui la città di Roma si interrogò su come nuclei familiari in situazioni di disagio economico potessero trovare delle risposte ad un diritto che purtroppo, per diverse cause, non riuscivano a vedere concretizzato, il diritto ad una casa
e a vivere in una situazione dignitosa. Il sistema dei CAT nasce per un'iniziale risposta e aveva in sé anche una prospettiva, cioè quella di assegnare degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in un tempo definito. Si parlava allora del 2012. È chiaro a tutti che quella prospettiva poi è venuta purtroppo a mancare, però anche qui diciamo, l'analisi deve essere lucida, perché al netto di quello che sta succedendo in questi giorni e sui quali forse, su questi fatti forse dovremmo forse sì soffermarci, però non possiamo diciamo, non fare questa discussione senza prendere anche diciamo, consapevolezza del fatto che qualche cosa è cambiato nel corso degli anni. La situazione purtroppo è peggiorata e sono diverse le cause che hanno alimentato uno stato anche di emergenza. E purtroppo nel corso degli anni si è continuato a parlare di emergenza abitativa, senza fare mai un passo in avanti, cioè senza mai arrivare a delle politiche di welfare, a delle politiche abitative che avessero quella capacità di cogliere il problema e di dare una risposta strutturale a numerose famiglie, sempre più numerose famiglie, che si trovano in una situazione diciamo, di difficoltà. Da una parte probabilmente la crisi che ha influito sui redditi, la precarizzazione dei rapporti di lavoro, una difficile diciamo, prospettiva di vedersi riconosciuto quello a chi aveva legalmente fatto una richiesta, di vedersi appunto assegnata una casa popolare. Ne vediamo diciamo, la luce solo in questi giorni, in questi mesi, provocando diciamo così, un aumento delle occupazioni, perché se non si risponde ad un fenomeno e si pensa che l'emergenza possa durare per sempre, invece l'emergenza deve avere un inizio, ma prima o poi una fase emergenziale si dovrà pur chiudere. Si è preferito nel corso del tempo, e questo devo dire ha attraversato tutte le legislature nella città di Roma, impegnare le poche risorse che c'erano a disposizione per alimentare il fenomeno dell'intervento sull'emergenza piuttosto che su delle politiche più incisive. Si arriva così alla delibera, la numero 368 del 13 settembre del 2013, in cui la Giunta Capitolina ha definito le linee guida in materia di interventi per l'edilizia abitativa, prevedendo il superamento dei centri di assistenza abitativa alloggiativa temporanea, i cosiddetti CAT o cosiddetti residence. C'è una volontà profonda già dentro questa deliberazione, che è quella di due tipi di valutazioni. Da una parte c'è una valutazione di carattere economico, cioè i residence hanno un costo per l'amministrazione capitolina troppo elevato, 35 milioni di euro l'anno sono un costo che questa amministrazione, in tempi anche di spending review purtroppo, non sono sostenibili. Dall'altra c'è un'altra volontà, che è quella di superare la fase di emergenza e quindi superare quelle strutture che inizialmente avevano dato una risposta, ma che poi abbiamo visto, lo vediamo tutt'oggi, non sono del tutto, non sono state del tutto efficienti, e quindi cercare di favorire l'accesso delle fasce deboli del mercato anche nel mercato privato, attraverso una spronando così l'autonomia, i percorsi di autonomia per i singoli nuclei familiari, accompagnandoli in tutte le loro fasi ad uscire da una fase di situazione alloggiativa appunto temporanea. Già questa deliberazione aveva previsto l'erogazione di un buono casa consistente in un buono uscita di 5.000 euro e di un assegno mensile fino a 700, contestualmente alla sottoscrizione di un contratto. Quindi l'amministrazione si fa promotrice anche di una politica di accompagnamento per situazioni, per questi nuclei che si trovano in una situazione di disagio, cercando di accompagnarli in una fase di fuoriuscita dalla situazione attuale.
La giunta capitolina approva un'altra delibera, che è la numero 150, il 22 maggio del 2014, che va leggermente a diciamo rimodulare alcune proposte fatte con la delibera 368 e inserendo alcuni atti concreti, tanto che viene introdotto il piano di intervento per il sostegno abitativo di Roma Capitale per il biennio 2014-2015. Cosa prevede sostanzialmente il piano? Prevede un nuovo servizio di assistenza alloggiativa temporanea, quindi ci saranno individuati dei chiamati SAT, volti comunque a fronteggiare situazioni in cui non si può dare una risposta immediata, perché purtroppo la situazione, la crisi non è finita, non siamo riusciti ad intervenire, non possiamo intervenire in termini così profondi, e quindi sempre più persone, e lo abbiamo constatato anche sul nostro territorio, perché quando si arriva a 4 sfratti in un solo mese, vuol dire che le situazioni sono ormai diventate insostenibili per le famiglie del nostro territorio e non solo. I SAT verranno da delibera individuati attraverso, e saranno piccoli gruppi, diciamo piccoli agglomerati, non si pensa a dei palazzi che l'amministrazione capitolina, abbiamo visto, non ha le possibilità economiche di poter mantenere, attraverso un bando europeo che dovrebbe, diciamo, vedere la luce nel prossimo mese. Il secondo intervento è quello dell'erogazione del buono casa, che era già previsto nella delibera. C'è stato un aumento da 700 ad 800 euro e che prevede ed è destinato a coloro che si trovano nei CAT, cioè nei residence, quindi la possibilità di investire quelle risorse economiche non per mantenere, diciamo, quella struttura che effettivamente non ha portato poi in sé un progressivo superamento della situazione per i nuclei, per le persone che ci sono all'interno, ma cercando invece di facilitare direttamente da loro a loro una modalità di superamento della situazione in cui si trovano. L'ultimo intervento prevede l'erogazione del contributo all'affitto previsto proprio dalla deliberazione del Consiglio Comunale, la contribuzione che abbiamo tutt'oggi, che è la numero la 163 dell'allora Consiglio Comunale del 98, la cui gestione è affidata proprio a noi, e è quello che, diciamo, abbiamo al momento dal punto di vista della contribuzione per l'emergenza alloggiativa. Il nostro municipio ha diverse realtà e, diciamo, abbiamo un termine, che è quello del 30 giugno, che prevede proprio la delibera, entro cui dovranno essere, appunto, si dovranno chiudere tutti quei contratti. Ovviamente quelli che si sono già chiusi non sono stati più rinnovati, per gli altri si aspetterà la fine del contratto, ma comunque la data rimane quella. E nel municipio abbiamo, insistono sul nostro territorio, tre realtà di questo tipo: uno è Campo Farnia, l'altro è via Caltagirone e l'altro è via Limena. Sono tutte strutture particolari, sono tutte strutture che al loro interno hanno delle particolarità e che nel corso del tempo hanno anche mostrato di sanare quello che mancava, come dicevo prima, nelle politiche di welfare, cercando comunque di dare una risposta, seppur parziale, ma io mi azzardo anche a dire dignitosa per alcune famiglie, cercando anche di mettere in contatto con il territorio circostante, che è esattamente quel sistema di isolamento che purtroppo ha portato le famiglie che si trovavano all'interno a vivere in una situazione disagiata. Nello specifico c'è Campo Farnia, che è un immobile utilizzato dal Comune di Roma appunto come CAT, è attivo dal 2008, al momento ci sono circa 309 residenti e sono diversi i servizi che si fanno, tra cui il portierato sociale, ma cercando soprattutto di mettere questa comunità che si trova all'interno anche in contatto con il territorio circostante. C'è il CAT di via Caltagirone, dove ci sono circa 150 residenti, e poi c'è quello di via Limena, che è attivo dal 2007, dove ci sono 35 nuclei familiari. Ora, fermo il fatto che la data è fissata, cioè quello del 30 giugno, e quindi si dovrà per forza rispettare quella data perché appunto si arrivi ad un superamento di questi sistemi di assistenza, c'è però una necessità, perché qui non stiamo parlando solo di numeri, dietro i numeri ci sono le persone,
E allora io credo che l'amministrazione comunale abbia avuto un gran coraggio a dire che strutture come queste debbano essere superate, che si deve fare un investimento diverso, si devono pensare a politiche abitative anche di qualità, che ci avvicinano anche agli altri paesi europei. Però c'è un problema, queste politiche vanno governate, vanno gestite, perché altrimenti diventano slogan. E siccome, l'abbiamo visto, un piccolo passo è stato fatto, ma parliamo comunque di numeri che sono ancora molto ridotti, sono 38 le famiglie che sono uscite da Ponte di Nona e hanno trovato una sistemazione. Ad alcune è stato assegnato la casa popolare perché ne avevano fatto regolare richiesta, ad altri è stato il bonus e sono accompagnati dai servizi sociali, e è la stessa cosa che noi chiediamo sul nostro territorio, cioè questo processo deve essere gestito prima di tutto con l'ente locale, con quello che ha anche una concretezza della situazione. E l'altra volta mentre la scrivevamo pensavo, stiamo chiedendo il solito tavolo, però se non si capisce il perché serve un'interlocuzione con il municipio e il perché non si può pensare che in particolare le politiche sociali hanno bisogno di essere accompagnate dalla realtà locale e dai servizi sociali che operano tutti i giorni con la realtà che gli compete. Questa è l'ennesima richiesta per chiedere l'ennesimo tavolo in cui l'assessorato, il dipartimento, il municipio, in tutte le sue sfaccettature, la parte politica, ma anche chissà ogni giorno di che cosa stiamo parlando, quindi i servizi sociali, per definire e condividerlo un percorso, doveva già essere fatto dal nostro punto di vista, doveva già essere fatto. Però, diciamo, siccome siamo ottimisti, noi pensiamo che alla fine un'interlocuzione con questa amministrazione la possiamo comunque trovare e le nostre richieste alla fine non cadranno così nel vuoto, e quindi pensiamo che forse sia anche giusto cercare di parlare con questo municipio, perché seguire la situazione caso per caso, come abbiamo scritto, caso per caso, vuol dire saper valorizzare e analizzare la particolarità di ogni singolo nucleo familiare, le richieste di ogni persona che è lì dentro. Non sono pacchi postali che si spostano da una parte all'altra della città, perché l'abbiamo già vista questa roba. E siccome questa roba non ci va bene e non ci è andata bene, allora abbiamo anche la necessità e la responsabilità di dargli anche una struttura diversa a queste forme e a queste nuove politiche abitative. C'è una cosa, forse bisognerebbe specificarlo e forse si potrebbe anche diciamo inserire nella discussione, così evitiamo anche che a qualcuno vengano dei dubbi, perché il dispositivo finale chiede di attivarsi presso il sindaco affinché nelle more dell'espletamento del bando per la realizzazione dei SAT, dove lo ricordo ci sarà un bando europeo, prosegue il lavoro di controllo degli aventi diritto e l'assegnazione delle case popolari per coloro che ne hanno fatto regolare domanda, e contestualmente si individui attraverso il municipio, attraverso i servizi sociali, attraverso la realtà locale, anche le altre disponibilità che ci sono sul nostro territorio, per evitare che quelle famiglie che in questo momento sono seguite dai servizi sociali non si trovano da domani dall'altra parte della città con i bambini che non potranno andare più nella scuola e quindi non garantendo la loro continuità, a quelle famiglie che magari hanno una situazione di disagio sociale, che sono seguite dalle strutture del nostro municipio, non si trovano a ricominciare da capo un percorso. Per fare questo serve la comunicazione, serve parlare con le realtà locali. Sarà l'ennesima richiesta che facciamo, non lo so, però è necessario. Così è ritrotti, c'è un minuto. Ho finito. È necessario, diciamo, non lasciare che le vicende che leggiamo sulle cronache e che ci fanno particolarmente arrabbiare prendano di nuovo il sopravvento. Quindi, se siamo anche consapevoli che dall'emergenza prima o poi si deve uscire e quindi un ragionamento va fatto, bisogna avere anche il coraggio di fare, perché la politica deve avere anche il coraggio per fare alcune cose, e quindi di avviare un percorso che, diciamo, fino a oggi era stato fermo per volontà
forse diciamo non individuate. E la Commissione ha espresso il parere favorevole all'unanimità, spero che anche il Consiglio si esprima in tale proposito. Grazie. Grazie consigliera Vitrotti, apriamo la discussione. Consigliera Lozzi, prego. Allora, come sappiamo il problema dell'emergenza abitativa riguarda non solo i residence, non solo i campi rom, riguarda la morosità incolpevole, le occupazioni abusive, i migranti, è un argomento talmente ampio e vasto che non poteva essere raccolto in un unico atto ed è per questo che i commissari che hanno partecipato ai lavori della commissione sanno benissimo che abbiamo deciso di fare atti suddivisi in base alle problematiche, perché fare di tutta l'erba un fascio poi non porta a provare a risolvere i problemi in maniera seria, ed è per questo che in questo atto si parla semplicemente della chiusura dei residence e non era opportuno inserire nessun altro argomento all'interno, questo tanto per chiarire al consigliere che precedentemente ha presentato l'ordine del giorno. Si è ritenuto necessario presentare un atto riguardo alla chiusura ed è un atto che sta arrivando anche in ritardo, visto che la chiusura dei nostri residence e dei residence di Roma è prevista per il 30 giugno e quindi con molta probabilità non sarà fattibile avere un tavolo entro quel periodo e che probabilmente la gestione della chiusura dei residence sarà disorganica come qualsiasi cosa sta facendo ultimamente questa amministrazione nel sociale. E la cosa che più fa rabbrividire è che un'amministrazione che sta governando da 2 anni e sapendo il problema dell'emergenza abitativa com'è forte in questa città affronta questo tema sempre in modo approssimativo, con proposte che non hanno comunque una progettualità seria, che non sono idonee alle peculiarità di ogni singolo territorio e che ogni volta il municipio, anche le forze di governo dei municipi si trovano in difficoltà nei confronti dell'amministrazione centrale. E questo è emblematico di ciò che siamo oggi con l'amministrazione Marino, al di là di Mafia Capitale che hanno speculato sul sociale, che il sociale invece di essere tutelato è diventato fonte di guadagno per la gente, al di là di tutto questo, questo governo, l'attuale governo, Marino sindaco, è entrato senza avere un progetto serio relativamente all'emergenza abitativa, uno dei temi più forti che ci sono su Roma, che stanno creando guerre tra poveri, perché se ci sta il problema dei campi rom che fanno i roghi, se ci sta il problema delle occupazioni abusive, se ci sta il problema dei campi spontanei della gente che dorme in mezzo alla strada, è perché l'amministrazione non ha soluzioni per questa problematica. E ci ritroviamo noi municipi a una settimana dalle dismissioni di residence a dover supplicare la realizzazione di un tavolo di lavoro per poter capire qual è il percorso che questo sindaco e questa amministrazione vuole portare avanti per la chiusura. Residence che sono nati con un'idea buona, ma che come tutte le cose di Roma nel tempo sono diventate solamente speculazione, perché dei loculi di 16 metri quadri non possono essere pagati 2.500 euro al mese. È vergognoso. Forse l'amministrazione faceva prima ad affittare degli appartamenti a 800-900 euro e li faceva vivere dignitosamente queste persone, ma sempre per mangiare e speculare sulla povera gente ci ritroviamo a pagare 2.500 euro dei loculi. Loculi, dove quest'inverno non avevano neanche i termosifoni e gli era impedito anche accendere le stufette perché era pericoloso. E oggi ci troviamo a dire che l'amministrazione comunale gli darà i 700 euro per l'affitto, gli darà il bonus uscita per pagare semmai una caparra, però attualmente si devono trovare loro casa. Allora io vorrei vedere un privato che dà sulla parola ad una persona un precontratto di affitto. Ma chi te lo farà mai se l'amministrazione comunale non si fa garante e non si fa lei stessa intermediaria con il privato per ottenere dei posti dove poter andare in affitto e permettere la dismissione? È tutta faciloneria, ok, ti do i soldi, vatti a trovare casa. Adesso le case in affitto non le danno neanche a chi ha due stipendi regolari, figuriamoci se li dà a delle persone che come garanzia ti portano un pagherò del comune, senza che il comune si metta di mezzo. Quindi è indispensabile un tavolo dove si siedano tutte le parti e si faccia una strategia precisa per evitare che queste persone siano sbattute chissà dove,
semplicemente perché oggi ci siamo accorti che i residence costano troppo. Ma va? Quindi ci auguriamo che per la prima volta, ma va? Quindi ci auguriamo che per la prima volta il Comune ascolti questa richiesta di creare un tavolo, perché ad oggi tutte le richieste di questo municipio non sono state ascoltate. Ma mi auguro che sulla pelle della gente forse l'amministrazione comunale si metta una mano sulla coscienza e decida di confrontarsi con l'ente locale. Grazie. Grazie consigliere Lozzi. Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente. Allora, io inizio dicendo che da questo intervento, diciamo, di presentazione di questo atto percepisco un articolo importante di Scoop che andrà sui giornali: Vitrotti sfiducia Marino. Bella De Furvio. È una cosa bellissima, solo che Vitrotti purtroppo rispetto a Renzi non è che hai lo stesso peso politico, ma partiamo da qui, è già un passo importante. Partiamo da qui. Però è ovvio che questo rimane ed è diventerà un problema di questo municipio. Io ho ascoltato con molto interesse e ho anche appreso la sensibilità, ho notato la sensibilità con cui la collega ha portato questo documento in aula, con quella forza, con quell'attenzione di dire che fra 10 giorni, se non già iniziato, qui ci sarà il casino, ci sarà un problema importante di ordine pubblico che comunque doveva essere già stato affrontato, doveva essere già stato comunque messo in cantiere. Però, come tutte le cose, è impensabile che una politica centrale, una politica dell'amministrazione comunale possa essere messa in attenzione dal municipio, insomma, no? Cioè si invertono le parti. E questa è la cosa che non funziona, perché non possiamo noi, ogni volta che abbiamo un problema, partire da qui per poter sensibilizzare chi di dovere, chi ha in mano le redini, cioè chi deve decidere. E noi dobbiamo comunque cercare di ogni volta mettere in evidenza quello che noi percepiamo. È ovvio che questa cosa, no? Come diceva l'altra collega, insomma, prima di me, il sociale è diventato non più parola che ha il significato specifico, ma sociale è diventato uguale guadagno, cioè sul sociale ci lavorano e ci guadagnano tutti. Questo è diventato purtroppo il paragone che dal termine dovrebbe, insomma, emergere qualcosa di diverso, perché poi l'abbiamo verificato tutti nelle situazioni di tutti i giorni, c'è comunque che nel sociale ci sono diversi aspetti, diversi segmenti, diciamo, di criticità, e lì ognuno ha cercato, no, chiunque ha cercato di metterci la mano dentro, e quindi il sociale è uguale guadagno. Poi è ovvio che questa roba è partita dal 2007, quando c'era Vertroni che ha fatto appunto una delibera per questi CAT, e 35 milioni che non è che vengono spesi nel 2013, nel 2012, è dal 2007 che si spendono 35 milioni, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, perché sembrano 8, no, 15, sono 9, e 9 anni per 35 milioni, per farli i conti pari, caro consigliere Seditaro, che lei mi guarda e scrive, fa piacere, no, perché sono sempre in eccesso, saranno 40, sono soldi che Roma, con quei soldi, se voleva risolvere il problema, ok, delle abitazioni, politiche abitative, ma io non dico che avrebbe risolto il 100%, perché è un eufemismo, ma un 30, 40, un 50% l'avrebbe risolto, volontà che non c'è stata. Ed ecco perché dico che la brava consigliera collega Vitrotti oggi ha sfiduciato Marino, ed è un passo di partenza al quale, insomma, va preso atto, perché dice: ma è possibile che dall'alto lì nessuno se n'è accorto che sta roba non funzionava? Ci dobbiamo accorgere noi da qui, perché abbiamo 3 problemi, Alimena, Campofarnia e quell'altro, perché poi abbiamo un problema che ci ritorna, e quindi dobbiamo dire: ma che facciamo? Ci interessiamo di residence.
non è una cosa automatica, cioè non abbiamo questo ruolo, chiediamo il tavolo, certo, potremmo chiedere il tavolo, potremmo chiedere insomma la sedia, la cucina, il salone, potremmo chiedere quello che ci pare, perché poi diventa, come dice la collega, doveva essere già fatto, le nostre richieste non cadono nel vuoto, doveva essere già fatto, ma è normale, insomma pure Steve Wonder si sarebbe accorto che sta cosa doveva essere già fatta e che non funziona, non va bene, abbiamo già visto queste cose, giustamente cara collega, abbiamo già viste, abbiamo fatto il nostro, per amor di Dio, noi ti abbiamo dato il nostro contributo nella commissione, è giusto che questo documento potesse essere effettuato insieme anche all'assessore, ci mancherebbe altro, però non risolveremo nulla, non risolveremo nulla. Un pezzo di politica, e chiudo caro Presidente, un pezzo di politica che si poteva fare è quella che non di dare i soldi al singolo per andarci a trovare dentro un'agenzia immobiliare probabilmente, no? Che mi affitta una casa, c'ho 800 euro, no? 700 perché la voglio più piccola, oppure io guadagno di più, insomma, ma chi te la dà a casa? Ma chi te la dà? Ma dove te la danno a casa? Ma possibile che chi sta lì... Ci arriviamo noi e se ci arrivo io, se la cosa la capisco io, la capiscono tutti, vero Stalitano? Questa è una cosa che funziona sempre. Dico, nessuno se n'è accorto del fatto che devi fare un bando, tu amministrazione devi fare un bando e devi mettere nel bando dei criteri per acquisizione di proprietà immobiliari, di proprietà immobiliari, perché tu sei garante. Comune di Roma, tu sei garante, tu paghi le 800 euro, non che le dai a chi di dovere. Facendo così, come fanno due grandi capitali di Europa, come Londra e Parigi, va bene, che hanno risolto gran parte di questo problema, chiedendo al privato di dare le unità immobiliari in concessione al comune, perché la garante è il comune, ok? Come dice Battista, che è il proprietario, ok? Cioè che è garantito dal comune, per cui il proprietario, anche singolo, no Scarpellini cara collega, il singolo, il tuo appartamento che hai sfitto, perché tu non l'affitti a chi non ti dà garanzie, ok? Invece così lo puoi affittare perché te paga il comune, e se il comune non te lo libera è sempre il comune che paga, perlomeno, perché sennò tu l'affitti a chi dovere e poi uno, due, tre anni senza affitto, paghi pure i soldi da avvocato, quindi dopo del danno pure la beffa, ma chi l'affitta più gli appartamenti? Lasciamo perdere la parte delle società immobiliari, che è un altro discorso, magari li mettessero a disposizione a prezzi calmierati, quindi questo per dire che se si voleva o si vuole, a parte l'incentivo per le nuove costruzioni e per l'edilizia popolare che dovrebbe essere, no, messa in campo ancora, l'edilizia convenzionata, va bene? Però qui se Roma vuole sfruttare questi 40 milioni in modo diverso, lo può fare facendo un bando per far partecipare a chi ha unità immobiliare di proprietà di poter cedere all'amministrazione la sua gestione per 5 anni. Dopodiché poi fa un altro bando, come fanno in altre capitali europee. Ma la garanzia ce l'ha il comune. Allora, chiudo. Il 30 giugno scade questa situazione, oggi è 31 giugno, ho capito che è scaduto già il termine, non è che deve scadere, è già scaduto perché è sempre domani, e noi subiremo il problema. L'abbiamo già visto, cara collega Vitrotti, lei è fresca e giovane, ma abbiamo già visto qui dei consigli dove succede un po' di tutto, vero collega, che lei mi guarda? Che arriva anche la roba dall'altra parte, no? Tirano anche le cose. A me non l'hanno presa perché l'ho schivata. Però voglio dire, perché dopo vengono qui e ci dicono: ah no, che facciamo? Occupiamo tutto! Abbiamo diritto, però il diritto chi glielo diamo noi? Il diritto glielo dà chi di dovere, che deve fare politiche precise per la casa e per l'emergenza abitativa. Grazie. Grazie consigliere Giuliano. Altri interventi? Consigliere Stelitano, prego. Sì, grazie Presidente. No, io questa mattina non volevo intervenire, però il consigliere Giuliano ormai che dal 2008 ci accomuna questa aula, spero ancora per poco, però ecco quello che voglio dire, non volevo intervenire perché il lavoro fatto Presidente dalla Commissione è un lavoro ben fatto e devo ringraziare la consigliera Vitrotti perché a pochi mesi da
del suo lavoro in commissione, della sua presidenza, da povera consigliera arrivata da poco, ha già preso in mano la situazione in maniera molto, almeno di com'è. Se il consigliere Giuliano la mattina in commissione arriva presto e non arriva quasi alla fine della commissione, avrebbe capito un po' di cose in più di quello, il lavoro fatto dalla commissione. E devo dire, perché io non, le cose le dico davanti e di dietro, anche dall'assessore del nostro municipio, che ha fatto un buon lavoro di squadra con la commissione. Io, quando c'è da parlare male della Presidente Fantino, lo faccio volentieri, ma quando c'è da dire bene a chi collabora con la Presidente Fantino, lo devo dire. Però il consigliere Giuliano, che lui quando dice che oggi la Vitrotti sfiducia Marino, ma lui ha sfiduciato Alemanno, per fortuna sua. E ricordo che dal 2008 a un anno fa non c'era povero Marino, che devo dire è stato lui a dire facciamo chiarezza. E ha ragione questo sindaco, che lo vediamo impacciato, mi sembra Forrest Gump che sta facendo il sindaco. Per carità di Dio, è una persona onesta, per fortuna che ancora c'è San Marino, che ci fa sognare che ce la possiamo fare con gente onesta, non con gente che è stata denunciata per mafia. Questa è la vergogna, che ancora qualcuno parla, ma come vi permettete? Certo, poteva fare meglio, qualcuno si dimette, io la cosa dell'assessore in proda che si dimette, chi abbandona la nave, mentre non lo condivido. O la morte o la libertà, diceva qualcuno, o la morte, non si abbandona, ha sbagliato in proda, per giunta sbattendo la porta. Io ieri pomeriggio sono stato in via La Spezia, dove è stata aperta la metropolitana. Le mattonelle di fuori alla metropolitana già cominciano a traballare. Io voglio vedere chi controlla queste cose, no, se ne va. Comunque, per tornare al lavoro fatto dalla Commissione Servizi Sociali, che non ha fatto una commissione basta velocissima, ha fatto una commissione di parecchie settimane. Cioè io chiudo facendo un invito al consigliere Giuliano, che ha ragione, avrebbe fatto tutte le case che sta facendo lui se in tutti questi anni questi soldi fossero stati spesi bene, sempre se Falco non l'avrebbe intercettato. È distratto il consigliere Giuliano, io l'ho ascoltato con religioso silenzio, invece lui è distratto da una bella biondina. Comunque rimane il fatto che è meglio che si distrae con una bella con una brava assessora che dice cose con Alemanno. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente, assessori. Il tema del fallimento dei residence è un tema importante. Il fallimento dei residence è stato dovuto sostanzialmente a un tipo di politiche abitative che andavano a premiare alcuni amici, grandi proprietari o grandi costruttori che avevano questi spazi che il Comune, appunto, come è stato detto, per prendere dei piccoli spazi per delle famiglie, dei loculi, si andavano a spendere 2.500-3.000 euro. È stato un fallimento gravissimo che è un po' uno dei simboli di come le mafiosità politiche siano entrate all'interno dell'amministrazione e ci siano entrati da diverse porte. Il tema dei residence è stato fatto crollare, denunciato, è stato fatto crollare dal consigliere capitolino radicale eletto nella lista Marino, Riccardo Maggi,
che ha denunciato questo sistema, l'ha fatto conoscere diciamo, non solo ai romani ma a tutta Italia e anche fuori Italia, ed è stato uno dei temi da cui sono partite le inchieste. E altrettanto dovremmo riflettere in prospettiva su quello che accade nell'ambito dei campi nomadi. A ciò era teso l'ordine del giorno collegato, perché nell'ambito di queste politiche abitative, e su questo chiaramente sul superamento dei residence siamo chiaramente tutti d'accordo, anche sulle modalità proposte dalla risoluzione, non possiamo evitare un ragionamento che ha delle scadenze imminenti, perché il 30 maggio scorso il Comune di Roma è stato condannato per le politiche segregazioniste e discriminatorie applicate attraverso la chiusura nei campi di concentramento dei nostri fratelli Rom. E questo tipo di politiche ha fruttato, sappiamo molto bene, alle mafie politiche e alle mafie della criminalità più soldi della cocaina. Perché? Perché è un sistema di gestione che costa molto di più che dare case, residence, case popolari e quant'altro a tutti gli aventi diritto, al di là delle etnie, quindi che siano Rom o che siano di altre etnie. Questo sistema ha fruttato molto e condanna la nostra città ad essere la città dei campi, un po' come Auschwitz, un po' come Dachau. La differenza è che il destino è diverso, perché quella manovalanza criminale serve viva alle mafiosità politiche e criminali. Le leggi italiane, le leggi europee, finalmente anche le sentenze italiane ora costringeranno Roma Capitale e costringeranno il governo e costringeranno anche i promotori dei campi, che sono a destra come a sinistra, perché i campi sappiamo che nascono dalle politiche di Maroni, quindi del partito di Salvini, dalle politiche di Maroni, dalle politiche di Berlusconi, dalle politiche di Alemanno e dalle politiche di Rutelli, Veltroni. Quindi il grande inciucio che ha dominato sia Roma che l'Italia, da destra a sinistra. Quindi è molto importante riflettere, e tenterò di farlo in ogni sede con i miei compagni e con gli amici dell'altra parte e anche con i nemici dell'altra parte, sul fatto che continuare a tenere e ad alimentare un sistema di campi che costa oggi a Roma 25 milioni di euro e costa molto più che dare case a tutti, continuerà ad impedire una reale programmazione delle politiche abitative, continuerà a fumicare quei territori tramite i roghi tossici, continuerà a produrre criminalità, continuerà a produrre segregazione e non inclusione sociale, non inclusione lavorativa, cosa che è già stata fatta in tutti i paesi europei, in particolare Madrid ha incluso decine di migliaia di Rom con queste politiche, laddove in Italia si tratta di numeri di poche migliaia. È quindi non solo possibile fare questo, è necessario, ed è necessario rifletterci. Oggi noto che viene impedita la riflessione su questo attraverso la decisione di parte del Presidente del Consiglio, che, come lui ha detto giustamente, se ne assume la responsabilità. Come in altre occasioni, ritengo, dico ed affermo, che è una decisione illegittima e che è in continuità con la decisione illegittima con cui quest'atto, che chiaramente voteremo perché è un atto fatto bene e che andava programmato giovedì prossimo per dare, secondo l'articolo 74 del regolamento, i 10 giorni di tempo per l'espressione di parere, all'atto della programmazione in conferenza di capigruppo non passavano i 10 giorni. Attraverso le piccole e grandi violazioni regolamentari passano le modalità con cui poi si arriva alla illegalità generalizzata.
Questa è la riflessione che mi sento di portare, chiaramente su quest'atto siamo favorevoli, l'abbiamo sia sostenuto in commissione e sia lo sosterremo in questa sede. Grazie. Grazie. Consigliera Lenci. Grazie Presidente, buongiorno commissari e buongiorno assessori. Allora, consigliera Lenci, un attimo, io credo, continuo la discussione, ma stiamo discutendo un atto perfettamente legittimo comunque, quindi possiamo benissimo andare avanti. Prego, consigliera Lenci. Allora, la cosa che un po' mi preoccupa è il fatto che avere un'amministrazione onesta sia una novità, dovrebbe essere la normalità, cioè l'onestà dovrebbe essere parte di noi stessi, soprattutto quando amministriamo delle situazioni grandi tipo Roma. Io sono non tanto d'accordo per esempio con quello che diceva Giuliano, perché credo che invece il municipio si debba far sentire, siamo qui per questo, cioè ci sono dei problemi che ci vengono, che ci cadono in testa nel nostro municipio, sicuramente, anche se questo in alcuni contesti vada diciamo un po' in contraddizione con quello che viene dalla parte centrale. Anche perché, siccome il progetto anche di pulizia che si sta cercando di fare non sarà molto facile, molto breve, perché per anni si è sperperato lì dove proprio non si doveva fare, e quindi non sarà un percorso molto, molto facile. Mi dispiace, non è possibile fotografare senza essere autorizzati. È una regola, mi dispiace interromperla, però è così. Tanto ha fatto, va bene. Quindi questo per dire che penso che questo sia il percorso idoneo da fare, cioè cominciare a capire che su i disagi non si possa più guadagnare. Ci sono tante situazioni, perché poi andrebbero viste una per uno, i residence uno di questi, che comunque non vanno più perché sono miliardi buttati nel nulla. E si dovrebbero fare dei discorsi, io voglio augurarmi che vengano fatti questi discorsi in maniera più approfondita, che si vada a entrare nel merito delle cose e si aiutino le persone che sono in difficoltà, quindi io voglio augurarmi che presto vengano fatte dei miglioramenti, perché sicuramente c'è tanto tanto ancora da fare, soprattutto nel sociale. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lenci. Consigliere Matronola, prego. Dopo il consigliere Madonna non ho più nessun altro iscritto. Prego, no. Lei è molto buono, Presidente. Meno male che beve l'acqua. Non volevo intervenire perché ho visto che l'atto è fatto abbastanza bene, però lo stimolo mi è venuto da alcuni consiglieri che hanno fatto degli interventi un po' non adeguati in questo momento. L'ultimo riguarda, diciamo, gli ultimi due o gli ultimi tre, parlavano di delinquenza, di mafia capitale, di vergognarsi. Fino a prova contraria questo consiglio, nessuno di questo consiglio rientra in mafia capitale, anzi, mi sembra che ha fatto di tutto e di più per cercare di ostacolare alcuni sistemi. Vergognarsi di che? Vergognarsi che ci sono case del comune che pagano l'affitto di 7,70 euro al mese e noi paghiamo per i residence 2.000 al mese? Perché se voi leggete i giornali ci sono case del comune affittate a 7,70 euro al mese, però nessuno se n'è accorto. Marino è bravo, infatti, sì, se n'è accorto, infatti sono 2 anni che se n'è accorto. È bravo, nessuno ce l'ha con Marino, è una persona onesta, onestissima, per carità, ma è incompetente, perché un conto è l'onestà e un conto è l'incompetenza, perché se uno non è competente a governare Roma, se Roma è piena di buche, se Roma è piena di degrado, di tutto e di più, ma con chi ce la prendiamo? È 2 anni che governa, 2 anni. In 2 anni a 7,70 euro un appartamento che andava affittato almeno a 300 euro, noi abbiamo perso soltanto per un appartamento, ma i casi sono superano i 500, forse di più, ci sono danni erariali, diciamo, alti, altissimi, tanto più che è stata presentata una denuncia alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica proprio per questo, per gli affitti non adeguati. Il superamento dei campi ne parliamo
Per quanto concerne i campi che qualcuno ha definito Auschwitz, beh, io quei campi so che sono nati prima dell'era Alemanno, prima di Mafia Capitale, però mentre che è stato il passaggio diciamo dei predecessori, che diciamo Alemann, Veltroni, Rutelli e quant'altro, è stato fatto un passaggio soft dal consigliere che mi ha preceduto, Alemann è stato affondato, no? È stato affondato, ma è giusto, perché l'alibi è questo, cercare in Alemanno l'alibi del fallimento delle politiche comunali, perché purtroppo, e ripeto, la giunta comunale, vuoi o non vuoi, giunta, il consiglio comunale, vuoi o non vuoi, chi poco o chi niente sta dentro purtroppo a Mafia Capitale, che non è Mafia Capitale, è delinquenza, speriamo che venga definita come delinquenza, non venga fatta come Mafia Capitale, perché la cosa sarebbe grave, sciogliere il Comune di Roma per Mafia Capitale, non ricandidare tutti i 48 consiglieri, credo che sono rimasti 48, ma non so quanti sono, e non sono più ricandidabili, e bloccare Roma per 18 mesi credo che sia una cosa un po' grave sotto un giubileo che sta alle porte. La resistenza di Marino è giusto che venga, perché dice io sono onesto, io pure sono onesto, ma se non so buono a governare, l'onestà che ce faccio, me la metto da parte. Se la gente piange che non arriva, purtroppo non c'ha i sostegni che vengono dal comune, con chi te la prendi? Con l'onestà, te la prendi con quello che non sa governare, ce fa anche rima. Detto questo, l'atto è condivisibile purché venga migliorata questa situazione di questi residence, per carità. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è che abbiamo speso migliaia e migliaia e migliaia, forse migliaia e migliaia di euro per questi residence, abbiamo attrezzato i campi Rom che vogliamo che qualcuno può chiudere, ben vengano, però vorrei sapere prima di chiuderli, vorrei trovare un'integrazione dove metterli. Li vogliamo fare i condomini così i campi Rom diventano campi Rom al primo, al secondo, al terzo piano, oppure vogliamo integrarli dentro i condomini? Per carità, per fare questo, per integrarli nei condomini o dare casa ai Rom, e non è razzismo questo, ben venga da me, e bisogna fare un percorso molto lungo, non è che adesso chiudiamo la barbuta, prendiamo i 5.000 che stanno dentro, i 3.000 che stanno dentro e mettiamo tutti quanti sparsi nei condomini, gli diamo casa, gli compriamo casa, gli facciamo i palazzi, abbiamo risolto il problema che non c'è sta più il campo Rom, ma avremo un problema all'interno dei palazzi, perché poi diventeranno dei veri ghetti, perché se ridurre un campo Rom, come sta succedendo alla Barbuta, che la Barbuta, nonostante ci sia andato il prefetto, nonostante ci sia la vigilanza, nonostante spendiamo i soldi per i controlli, continuano i roghi notturni e Morena, Ciampino, Morena, tutte le zone limitrofe non ce la fanno più. Quindi, a voglia che gli diciamo, non dovete bruciare perché inquinate, fate tu, non gliene frega niente. Allora immaginate, dopo faranno i roghi sul tetto. Perché se continuiamo così arriveremo a farli sul tetto. Ho detto non ce l'ho qui Rom, ma l'integrazione è un percorso lungo e delicato. Non basta mettere i ragazzini dentro la scuola e li integriamo, no. L'integrazione significa fargli fare un percorso. Questo percorso che vuole fare il consigliere che mi ha preceduto, chiudendo immediatamente i Rom, lo vedo un po' pericoloso. Pericoloso perché sta adesso Salvini che mena al nord per gli extracomunitari, voi che volete chiudere i Rom, ci sta succedendo di tutto, ognuno sta cavalcando, volete chiudere i campi Rom, ho dimenticato il campi, guarda. Ognuno sta cavalcando l'onda che va in questo momento, però state cauti, no cauto, cauto se n'è andato, quindi state cauti. E mi riferisco anche al consigliere che è rientrato, nessuno si deve vergognare qua dentro, consigliere che è rientrato, perché i suoi attacchi così violenti contro un comportamento che anche all'interno di questo municipio sta dando seri problemi, io ci penserei due volte prima di fare l'attacco, cerchi di capire, non faccia finta di non ascoltare, cerchi di capire e di ascoltare, non faccia l'indiano. E si metta in testa che anche lei ha votato quel sistema,
anche lei è andato a tutto il consiglio e anche lei ha votato quel sistema di quei collusi e quei corrotti che lei ha definito al Comune di Roma. Grazie. Allora, non c'ho nessun altro intervento. Chiudo la discussione. Ha chiesto di parlare l'assessore. Prego, assessore. Grazie presidente, consiglieri. Dunque, innanzitutto ci tengo a precisare che il sindaco Marino è stata la prima decisione presa è stata quella della chiusura dei residence, ancor prima che si scatenasse tutta la storia di Mafia Capitale. Quindi il coraggio di affrontare questa situazione credo che l'abbia dimostrato dall'inizio, a fronte di anni e anni e anni in cui Roma non ha assolutamente affrontato il problema dell'emergenza abitativa con una certa serietà politica. Quindi credo che di questo vada dato atto al nostro sindaco. Quello che, per rispondere invece al consigliere Tutino, vorrei ricordare che noi stiamo affrontando il problema dell'emergenza abitativa in questo municipio dal primo giorno. Il problema dell'emergenza abitativa non riguarda soltanto la chiusura dei residence, ma riguarda gli sfratti per morosità incolpevole, gli sfratti per fine locazione, riguarda le popolazioni rom. Quindi è un problema probabilmente che dobbiamo affrontare caso per caso, perché è talmente vasto e complesso che parlarne in modo generico, affrontando tutte le cose in modo generico, credo che non sia opportuno e non porti da nessuna parte. E ci tengo ancora una volta a precisare che il nostro municipio accoglie regolarmente le domande delle Rom per l'emergenza abitativa, per la richiesta di casa popolare, così come è giusto che sia. No. Nel senso, ci tengo a precisare che comunque questi passaggi il nostro municipio li sta già facendo da svariati mesi, per cui siamo assolutamente in linea con quello che lei voleva aggiungere all'ordine del giorno. Poi l'affrontare il problema della chiusura dei campi credo che riguardi veramente che vada preso seriamente in altre sedi e con altre discussioni anche a livello capitolino. Dopodiché, per quanto riguarda questa risoluzione, io ringrazio veramente il lavoro della Commissione, perché è un problema serio, è quello di garantire ai nostri cittadini il diritto alla salute, il diritto alla scuola, il diritto alla qualità della vita. Quello che dobbiamo ottenere a tutti i costi è che nella chiusura giusta dei residence si vada perciò però verso una soluzione che riguardi le singole persone e le singole famiglie, che non devono perdere la possibilità di essere vicini ai servizi territoriali. Questo il municipio, ovviamente, come in commissione abbiamo già affrontato, il municipio già sta facendo questi passaggi. Abbiamo portato l'assessore danese a Campofarnia perché parlasse direttamente con i cittadini e si rendesse conto di quale fosse la realtà. Abbiamo attivato un tavolo municipale con i servizi sociali e con i comitati sia di Campofarnia che di Via Caltagirone, perché abbiamo fatto un lavoro di censimento sociale di tutti i cittadini che abitano nei residence, individuando per ciascun nucleo le fragilità a cui ovviamente chiediamo, per cui chiediamo all'amministrazione capitolina di prendersi delle responsabilità. È vero, è tardi, ma non è che questa è la prima richiesta che inviamo all'assessorato. Vi ricordo che comunque c'è stato anche un cambio di passo, per cui è da gennaio che il nuovo assessore ha preso in mano la situazione, quindi questo necessariamente ha comportato ulteriori ritardi agli iter previsti. Dalle ultime notizie di cui sono a disposizione è che il bando europeo sui SAT ovviamente non uscirà a brevissimo, e quindi si troveranno ulteriori soluzioni
per mantenere in questo, la situazione in quella che è, quindi probabilmente un tempo ancora per affrontare la situazione ce l'abbiamo. Quello che faremo noi, l'ultima richiesta che abbiamo mandato all'assessora è del 16 giugno, è quella appunto di convocare questo tavolo, di definire quali siano realmente i criteri in maniera chiara e precisa per tutti. E dopodiché abbiamo chiesto anche l'accompagnamento per i cittadini nel caso di stipula di contratto con il privato, cosa che l'assessora si era già impegnata a fare con i cittadini di Campofarnia, che ovviamente hanno grande timore nell'affrontare questa situazione, soprattutto perché temono, ovviamente parlando di persone che hanno fatto richiesta di casa popolare sin dal 2000, il loro timore è che, finita la possibilità di avere il buono casa, poi si ritrovano ad essere addirittura morosi per l'ennesima volta nei confronti magari dell'affittuario da cui hanno trovato alloggio. E l'assessora non ha risposto alla mia ultima lettera del 16 giugno. So che pare che sia stato convocato un tavolo anche con la regione e il comune, non mi risulta con il municipio, ed è credo che questa sia la vera nostra consueta battaglia, quella di essere presenti come municipi, come territori, nelle discussioni prese a livello centrale, perché non si possono decidere cose così importanti senza tener presente quali siano le reali esigenze di un territorio. Quindi ringrazio assolutamente la Commissione per questo atto, a cui ricordo di aver dato parere favorevole su richiesta ufficiale arrivata alla Presidenza martedì scorso, quindi entro i 10 giorni previsti dall'articolo. Il parere del Presidente o dell'assessore competente. Scusa, consigliere Tutino, non può intervenire, mi dispiace. Prego, assessore. Come c'è una risposta? Per cortesia, prego, assessore. Sono ben contento comunque di... Per favore. Che sia giunto in consiglio questo atto, che ovviamente sarà mia cura di trasferire oggi stesso all'assessorato e al sindaco, affinché si attivi al più presto, affinché il tavolo venga aperto e possiamo portare in quel caso tutti i documenti che abbiamo messo insieme nel tavolo municipale con i servizi sociali. Grazie ancora. Grazie a lei, assessore. Allora, prima di passare alla dichiarazione di voto, nella parte dispositiva dell'atto, praticamente dove dice, nel secondo capoverso del dispositivo, ad attivarsi presso il sindaco affinché nelle more dell'espletamento del bando per la realizzazione dei SAT, io metterei due punti: prosegue il lavoro di controllo degli aventi, cioè verso delle quali, lavoro di controllo degli aventi diritto e l'assegnazione delle case popolari per coloro che ne hanno fatto regolare domanda; b, proceda alla individuazione degli immobili disponibili, così l'espletamento del bando si riferisce a tutti e due i punti. No, non serve, ovviamente non è che cambia, diciamo, il merito della cosa. Allora, quindi l'atto che va in votazione, diciamo, c'è questa modifica grammaticale. Allora, dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Cofano. Grazie Presidente. Il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà voterà a favore dell'atto. E lo farà perché questo è un atto di fiducia al sindaco Marino. È un atto di fiducia perché dopo decenni di malaffare rispetto alla gestione dei disagiati, degli emarginati, dei migranti, in questa consigliatura si sta avviando un percorso che sia risolutivo del problema. Ed è un passaggio che come ente di prossimità siamo obbligati a fare. Va riconosciuta la piena volontà da parte di questa amministrazione di risolvere quello che prima era
frutto e ha agevolato tutto un sistema di malaffari che ha governato per parecchi anni. Questo è il motivo per cui il gruppo di SEL voterà a favore, e con l'auspicio che tutta l'Aula si esprima in questo senso. Grazie. Consigliera Lanci. Grazie Presidente. Io volevo solamente fare dei piccoli appunti, perché quando spesso si parla di integrazione non ci si rende conto, perché non possiamo integrare tutti, dobbiamo integrare coloro che vogliono essere integrati, perché innanzitutto integrare per forza delle persone poi non si hanno dei risultati sul territorio. Non vorrei parlare appunto dei problemi che abbiamo nelle scuole con dei bambini rom che non rispettano assolutamente nessun tipo di comportamento o regole che vengono messi, e non perché io li voglia trattare da persone diverse da noi, ma le vorrei trattare proprio come noi siamo, dobbiamo rispettare le regole della scuola e del buon vivere, anche loro devono imparare a farlo. Quindi io non parlerei di una diffusione di integrazione a prescindere. L'integrazione va fatta laddove il soggetto vuole essere integrato, e in base anche a questo tipo di atteggiamento poi fare un discorso anche di crescita e insieme. Sicuramente esprimerò un parere favorevole su questa risoluzione. Grazie. Altre dichiarazioni di voto per il PD, consigliera Vitrotti, prego. Sì, grazie Presidente. Stimolata dal collega che mi accusava di una sfiducia al sindaco, non posso che non rispondere, intanto per far notare che magari se si leggessero meglio gli atti, insomma, queste affermazioni non le avrebbe fatte, perché si parla del 2005 e del 2013 e del 2014, e questo non è un caso, diciamo, perché c'è un buco, c'è un lasso temporale che le manca, forse le è sfuggito perché insomma fa comodo insomma non vedere quello che c'era. Quindi se quel tantinello di coraggio ce l'avesse avuto lei, perché forse quel buco si poteva sanare, allora vedrà che queste cose non le viene ad affermare in un'aula. Quindi la mia è un appoggio a quello che si sta facendo, a quello che non si è fatto negli anni precedenti e che non si è voluto fare. Se nel 2013, cioè quando si insedia questa giunta e questo consiglio, si decide di pensare al superamento dei residence, all'oggetto di questa risoluzione, vuol dire che questa amministrazione, nonostante le difficoltà che ha, qualche cosa la sta facendo. Si può fare meglio? Sì, certo. Poi si può anche decidere di non fare niente. E questo è quello che abbiamo appunto visto, mi riferivo a questo. Pertanto il Partito Democratico è favorevole e nonostante tutto sosterrà l'impegno che sta mettendo questa amministrazione nelle battaglie più difficili, che sono quelle per i diritti, per i servizi sociali e per ripristinare quella legalità che a questa città è mancata per troppi anni. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Giuliano, prego. Grazie. Allora, al netto della positività dell'atto, perché insomma riconoscere che l'atto possa essere positivo è indubbio, ma al netto di questo voglio dire che la battuta che ho fatto nell'iniziare l'intervento prima si riferiva al fatto che sono passati 2 anni. E quindi a maggior ragione uno che si insedia e dice che vuole togliere i residence si prepara anche a capire come. Non è che rimane così fermo, si congela per 2 anni al fresco e poi dopo esce fuori e dice porca miseria, cioè, avevo ancora da risolvere questo problema perché l'ho fatto in giunta nel 2013, il primo atto che ho fatto. Quindi la positività di aver pensato questo va bene, ma materialmente non c'è una conseguenza, e questo lo dimostra, quest'atto, cara collega, lo dimostra. Quindi al netto della positività io però le consiglio di non continuare a difendere eccessivamente chi non ha fatto nulla per 2 anni, ma non va bene neanche quindi mettere tutto nel calderone, perché a data 2005-2013 tutte date farlocche. Il problema, questa roba nasce nel 2007, andate a prendere le delibere,
con la giunta Veltroni, che mette in piedi questo bando per la requisizione di strutture per l'emergenza abitativa 2007. Poi, siccome abbiamo una registrazione, avremo modo di dire chi aveva ragione e chi meno, ma il tempo poi non, come si dice, dice la verità. Esatto. Per cui non è 2005-2013, 2007 non ha fatto nulla Veltroni, non ha fatto nulla, come si dice, Lemanno, e non ha ancora fatto nulla Marino. Quindi sono 9 anni che si pagano questi soldi. Ho detto prima, non è che ho detto che qualcosa è differente, lo ripeto perché forse è più facile dire qualcosa di diverso che dire la verità. Quindi il dato di fatto è questo, la positività dell'atto c'è, di poter parlare di qualcosa che comunque arriverà come una bomba su questo territorio, l'abbiamo detto già in tempi non sospetti. Stiamo in forte ritardo, 2 anni si poteva fare qualcosa, non si è fatto nulla e adesso dobbiamo rincorrere come al solito in emergenza per capire come si può dare una risposta. E andiamo sempre in emergenza, è vero che Roma ormai è abituata alle emergenze di tutti i tipi, però mai un qualcosa di programmato, di studiato, di preventivato. Quindi mi sembra che lo stesso sindaco Marino non è che sia poi così affine a programmare, a fare qualcosa di diverso, cioè comunque consuma lo stesso cliché. Quindi dichiarazione di voto? Per la dichiarazione di voto, dopo che la ci deve collega, pensare. No, dopo che la collega ha fatto l'intervento, diciamo, nella sua dichiarazione per il PD, diciamo che la positività rimane ancora, poteva anche andare via, ma rimane, però siamo vigili, come Fratelli d'Italia, saremo vigili alla verifica di quello che poi, come si dice, avverrà, perché se no le chiacchiere se le porta via il vento. Quindi abbiamo detto che voteremo. Grazie. Consigliere Tutino per lista civica. Sì, la lista civica è favorevole a quest'atto. Volevo solo chiedere, Presidente, nella maniera più pacata possibile, come giustamente ha rilevato il consigliere Matronola, non dico un emendamento assolutamente perché è una cosa piccolissima, ma solo a livello di forma, perché la punteggiatura normalmente cambia i significati, infatti lo cambia, piuttosto che darlo per consenso, l'approvazione, chiedere con un'alzata di mano se si è d'accordo sul cambiamento, perché altrimenti si fa passare un precedente che a livello regolamentare non dobbiamo agire così. So che lei è attentissimo a queste cose, a volte lo è anche il consigliere Matronola, e semplicemente dire siete d'accordo, sì, immagino che alzeremo tutti la mano, personalmente alzerò la mano per la lista civica, in modo tale che non creiamo un precedente che un domani potrebbe creare gravi dissidi interni ed esterni. Grazie. Consigliere Matronola, dichiarazione di voto? Ero un po' titubante, dico, dopo l'intervento di Tutino mi sa che mi toccherà votare contro, invece ho visto che è stato molto bravo, quindi anche noi, anche Forza Italia condivide lo spirito di questa mozione, sperando che non rimanga, io lo ribadisco ogni volta, lettera morta dentro un cassetto, ma sperando, Assessore, che lei se ne faccia carico e vada avanti, almeno per quello che è rimasto, sto sospiro che sta rimanendo nel nostro comune, perché non sappiamo più a chi rivolgersi, a chi chiedere, perché un giorno Marino se ne va, un giorno non se ne va, un giorno rimane fino al 23, un giorno rimane fino a domani, quindi non sappiamo, noi stiamo votando degli atti che secondo me o si emette l'acceleratore prima che lui va a casa, e questo credo che sia previsto al più bene, o altrimenti continueremo a pagare migliaia e migliaia di euro al mese, perché purtroppo nessuno col tempo che ha avuto ha voluto cambiare questo sistema. Magari questo sistema non si è voluto cambiare perché dietro c'erano altre cose che noi manco immaginavamo, per carità, possiamo anche dire questo, però mi auguro soltanto, e questo glielo dico a cuore aperto, Assessore, che si faccia portavoce col suo Presidente affinché, come tante risoluzioni che abbiamo votato, purtroppo rimaste lettera morta, perché succede anche questo, non sappiamo nulla, non abbiamo saputo più nulla, non abbiamo più saputo l'iter che hanno fatto e siamo rimasti come sempre, questo consiglio, destra, sinistra, quello che è, rimane all'oscuro di certi atti, di certi iter affrontati. Grazie, ecco, ho detto. D'accordo, altre dichiarazioni? Maggiore, sono maggioranza. Non ci sono
altre dichiarazioni. Allora, prima di procedere al voto, il consiglio è d'accordo su questa correzione grammaticale? Dobbiamo alzare la mano? Si è d'accordo, alza la mano. Allora, va bene. Allora, mettiamo a votazione l'atto con quelle due correzioni grammaticali. Chi è favorevole? Allora, facciamo la controprova. Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi l'atto è approvato all'unanimità dei presenti. Allora.